Ciao a tutti ragazzi, io sono AntoPit89 e bentornati ad un nuovo video di unboxing. Oggi faremo l'unboxing di una console. E che console? Infatti faremo l'unboxing del Nintendo Switch, console che è stata svelata lo scorso ottobre ed era conosciuta già da un po' di tempo con il nome in codice di NX. Ci sono stati diversi rumors su questa console e finalmente è uscita sul mercato. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere cosa contiene al suo interno. Vediamo innanzitutto la scatola. Io ho preso la versione con i Joy-Con colorati, destro, rosso, sinistro, azzurro. C'è anche la versione con i Joy-Con grigi. Dietro avremo un'immagine della console e ai lati altre immagini e il contenuto. Vediamo qui cosa dice la console, i due Joy-Con, il cavo di alimentazione, la docking station, il Joy-Con grip, i due laccetti per i Joy-Con e il cavo HDMI. Andiamo a vedere se effettivamente c'è tutto. Allora, all'apertura abbiamo subito i due Joy-Con. Joy-Con rosso, destro. Molto bello. Rosso neon. E poi il sinistro Joy-Con blu. Con i due pulsantini, anch'essi dello stesso colore del Joy-Con. Molto bello anche questo. Qui abbiamo già subito il pezzo forte, la vera e propria console, ovvero la parte tablet della console. Abbiamo qui il sensore di luminosità, i due altoparlanti di sistema, tasto di accensione e spegnimento, tasti per il volume, ventola di aereazione, jack da 3,5 per le cuffie e slot per i giochi che sono delle cartucce. Sotto abbiamo USB di tipo C per il caricamento della batteria della console. Dietro il logo Nintendo Switch e poi abbiamo qui il piedino per mettere la console in modalità da tavolo. Andiamo a vedere cosa c'è sotto. Allora, abbiamo da questo lato dovrebbe essere il dock. Vediamo se è vero. Sì, è lui. Il dock. Anche qui abbiamo il logo Nintendo Switch. Dietro il logo Nintendo e qui un cassettino che si apre dove abbiamo l'inserimento per il cavo di alimentazione USB che supporta la 3.0 e l'ingresso per l'HDMI. Di lato ci sono altre due USB 2.0 e dentro c'è un piccolo spinotto che non si vede, di tipo USB tipo C, per inserire la console, farla caricare e trasmettere le immagini della TV. Andiamo avanti. Qui abbiamo il Joy-Con grip. I Joy-Con si inseriscono ai lati e diventa un controller praticamente tradizionale. Sembra abbastanza comodo. Poi abbiamo i due laccetti Joy-Con, vediamone uno da mettere sul Joy-Con per farlo diventare un po' più maneggevole, soprattutto per una migliore pressione dei tasti dorsali. Ne abbiamo due. Piccolo manuale di informazioni importanti, multilingua. Poi qui abbiamo cavo HDMI in dotazione e il cavo di alimentazione, abbastanza compatto anch'esso. Le istruzioni non ci sono in quanto sono messe qui. Si inserisce la spina, si inserisce il cavo di alimentazione, la console è già praticamente pronta per essere utilizzata. Bene, questo era l'unboxing del Nintendo Switch. Spero che vi sia piaciuto. Una buona giornata e buon gioco a tutti.